Salesi, buonasera a tutti, buon sabato, buon fine settimana. Non scordate che l'11 giugno si vota per dare un volto a questo paese che mette sul banco degli imputati un'amministrazione, IAIA, che è nata 5 anni fa con tanti propositi, ma alla fine con tanti fallimenti. Abbiamo seguito giorno per giorno tutto l'andazzo amministrativo, di politico non c'era nulla, mi dispiace, di politico non c'era nulla. Era ed è tuttora una squadra di qualunquisti, di Volta Gabbana, di Marpioni, di chi fa il salto della quaglia, di chi va a destra e va a sinistra, come gira il vento e come la logica dei numeri impone. Ma questa volta non sarà la stessa cosa, perché questa volta Iaia e i suoi compagneros di sventura per il paese, di ventura per loro, devono dire cosa hanno fatto in 5 anni, se lo hanno fatto, e devono dire anche, se hanno il coraggio, i loro errori, dove sono stati fatti. Il paese non ha avuto nessuna miglioria in questi 5 anni, nessuna, e noi non raccontiamo la classica aria fritta con Carrieri per cercare di pomparci oltre il dovuto, assolutamente. Lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta, quello che vediamo noi lo vedete anche voi, il paese è questo. Ora però si arriva alla resa dei conti, perché 5 anni non sono 6 mesi, non è un anno, sono 5 anni che Dario Iaia deve venire qua sopra e deve dire ciò che ha fatto, non ciò che farà, ma su tutto deve avere il coraggio di dire quello che non è suo, quello che si è trovato su un piatto d'argento, quello che il paese ora ne sta beneficiando, non certamente nel modo più assoluto, con il merito suo. Questo è importante, questo ve lo dovete ricordare, perché quando andrete nell'urna pensate chi ha gestito il paese, chi si è impossessato, ecco, chi si è impossessato, perché questi non hanno amministrato, si sono impossessati della nostra casa comunale. Ma il tempo è finito, ora bisogna arrivare al responso, e il responso lo dà ognuno di noi, ognuno di noi che si mette una mano sulla coscienza e guardi quello che è successo in questi 5 anni. È successo di tutto. Io credo che questa amministrazione, lo dissi pure la volta scorsa, ha fatto indietreggiare ulteriormente il paese. Dario Iaia è bravo perché ha la sua faccia da marketing, da bravo ragazzo che ogni mamma vorrebbe avere per la propria figlia, poi non sappiamo se la propria figlia poi lo lascia dopo. La faccia del bravo ragazzo, ma il bravo ragazzo non vale un cavolo se non porti risultati, se non dici quello che hai fatto in 5 anni, una intera legislatura nella nostra, ripeto, nostra casa comunale. Dario Iaia erano 17 anni che stava nella nostra casa comunale, una breve apparenza come assessore ai servizi sociali per 1 anno, poi cadde quell'amministrazione di Lucia Alba Fasano Milizia e ha fatto il consigliere. Ai giorni nostri sono 17 anni che Dario Iaia, scusatemi, non lo chiamo sindaco perché per me non è il mio sindaco, non lo è più. Lo chiamerò e lo chiameremo, credo, sempre Dario Iaia. Dario Iaia era 17 anni che ha seguito l'assise Massima Savese, ovvero il Consiglio Comunale. Si presumeva che 5 anni fa avesse le classiche carte in regola per dire è preparato, è esperto, quindi chi meglio di un sindaco nuovo può dare una speranza.
Lo avete suffragato e anche noi lo abbiamo votato, perché la verità è vera, anche noi alcune volte siamo speranzosi nelle persone, no? Perché quando le persone ti danno una speranza, staccamo questa speranza, vediamo come vai. E mai meno mi ha fatto i conti subito dopo 5-6 mesi ne rimane donate. Cadario Iaia era fatta una squadra di scapocchione, come noi dicevamo quando eravamo piccolini, no? Che giocavamo a calcio. I meglio erano quelli più bravi, le scapucchione erano quelli che a pallone non sapevano giocare. E quando facemmo lo conto per le squadre, sempre le meglio ne pigliamo, non le scapucchione. Invece noi se pigliate le scapucchione. È normale, uno scapucchione non può essere buono come un giocatore buono. Un giocatore di Serie A non può valere quanto un giocatore di Serie C. Ma Dario Iaia ha fatto i conti con i numeri, perché grazie a questi numeri lui ha vinto la tornata elettorale. Dentro Calasso, dentro Corrado Augusto, dopo un po' è entrato Saracino, insomma, non ha fatto nulla di tutto questo nelle sue intenzioni, perché aveva un programma elettorale che era un gingillo. Era un gingillo il programma elettorale di Dario Iaia. Addirittura parlava codice etico, trasparenza, legalità. Tutti i componenti, ascoltate perché qui è serio e poi mi collego, tutti i componenti della coalizione Patto per Sava per poter essere candidati hanno assunto l'impegno di attenersi a un codice etico, il quale impegna ognuno di loro sia sul piano personale che patrimoniale, attenzione, sia sul piano personale che patrimoniale. A non assumere, attenzione due volte, a non assumere incarichi o decisioni, attenzione, o decisioni in favore del proprio nucleo familiare, dei conviventi, ovvero dei parenti o affini. Mamma mia, sembrava a più modo la cosa di famiglia cristiana, come sia che uno sta con un muore, va lo prete, dice va lo bravo, mi pento, va bene. E noi abbiamo seguito questa cosa. La volta scorsa parlammo del fratello dell'assessore, ma Dario Iaia queste cose se le scordate? Dario Iaia ha scordato che 7 anni fa nel Consiglio Comunale ci fu una commissione bipartisan di maggioranza e minoranza per indire una commissione che indagasse sul comportamento del delegato amministrativo Claudio Leone. Perché su Claudio Leone? Claudio Leone aveva deliberato 15 o 17 mila euro per un sinistro della figlia, andava in giro con la bicicletta, poi dito che piede una buca, si è rotto il muso, un utiente, una cosa del genere, e ha fatto deliberare all'amministrazione Maggi allora o 15 o 17 mila euro. Dario Iaia allora, presidente della commissione, il paladino della giustizia, della legalità, e Mone. E mo non ci sta più la legalità per te. Cioè, Moni, avete permesso al fratello dell'assessore questa lauda mancia? E Moni, non vale più il codice etico? Allora consentimi, ma il codice etico quando ti valeva? Quando stavi all'opposizione per fare la bella faccia? E oggi? Oggi non ce l'hai più il codice etico? Oggi che programma devi portare? Fammi capire, Iaia! Un'altra presa per il culo per il paese, scusatemi il termine! Un'altra presa per il culo per il paese. Noi non lo meritiamo, noi non meritiamo i bugiardi nella nostra casa comunale, perché anche se lui sale le scale, quello non è suo il comune è di tutti. E ora devi fare i conti con il bello e brutto tempo che hai fatto in questi 5 anni. Li devi fare di brutto, li devi fare, perché sei stato arrogante, spocchioso. Non parliamo poi il rapporto con l'opposizione, ignorata, calpestata, opposizione ignorata e calpestata, che se avesse avuto un paio di maroni così avrebbe agito in modo diverso. Io mi auguro che questa esperienza di questa opposizione, se domani guiderà il paese, impari a Dario Iaia le regole del gioco democratico quali sono. Lo impari che cos'è la democrazia, e non basta soltanto avere sti cacchio di numeri, devi dimostrare con i fatti ciò che vali, altro che legalità e trasparenza.
Vediamo, vediamo bene bene. Verde pubblico, triplicati per tre volte i costi nell'arco di 3 anni. Si cominciò con 30.000 euro, oggi siamo arrivati, oggi, qualche mese fa, a 80.000 euro. Questo perché? Perché hanno scelto, seguite per favore perché qua è clientelismo netto netto questo qua, hanno seguito 5 ditte, chissà perché, tutte di simpatia loro. Hanno dato un lotto a uno, un lotto all'altro, un lotto all'altro. Sapete quanto è costata la pulizia di Piazza Mercato? 18.000 euro. La pulizia di Piazza Mercato è costata 18.000 euro. Ascoltate, quando noi mettiamo mani nelle carte, gli vecchi non ci credono a tutto che c'è scritto. Per non parlare poi, faremo le gare pubbliche, perché le gare pubbliche sono trasparenza. E dove sta la trasparenza qua? Dove sta? Qua ogni lavoro di manutenzione, anche quanto caspita costa lo comune, e lo pagano l'artigiano, l'associazione che fa i lavori? Le gare, non ci sono gare, perché se si fa una gara sul verde pubblico, tu non vai a spendere 80.000 euro, ne vai a spendere 50, ne vai a spendere 45, e con gli altri soldi, ad esempio, ieri ci c'è stata Piazza Europa, che sta come di oli quella villa, altro che... Faremo di Piazza Europa, del parco per la via di Francavilla, il nuovo salotto dei Savesi, dove i bambini possono andare a giocare con i loro computer, il profumo della macchia mediterranea e il canto degli uccelli. Ma quali uccelli? Ma ci vedete come stai? Stai precipitato con tuo parco. E quella villa come sta? Queste Dario Iaia 5 anni fa le ha dette? Le ha dette 5 anni fa, avesse preso una cosa alla volta, una cosa ogni anno, l'avesse presa una cosa all'anno, 5 cose le era fatte, non ha fatto una benemerita cippa, non è fatto, altro che ogni 6 mesi verremo in piazza a comunicare con i Savesi, il rapporto con la piazza non lo perderemo mai, t'ha scunnuto, in 5 anni 3 comizi hai fatto. 3 comizi hai fatto, altro che la piazza, Sava, avanti così, il paese è migliorato. Anzi, disse addirittura nel suo programma elettorale che metteremo un servizio di videosorveglianza in Piazza Risorgimento, in Piazza Europa, al parco, negli edifici pubblici, ma l'unica telecamera che tieni, la tieni Iddo. Un 25 atrasi allo comune se lo devi ricevere o meno, l'unica telecamera la tiene lui, il paese è sprovvisto di videosorveglianza con tutti i problemi che ci possono stare, altro che 5 anni fa un programma straordinario, non è combinata una sola buona, addirittura disse che Palazzo Spagnolo Palma, dove sta l'ufficio tecnico oggi, doveva essere restituito al paese per la sua importante funzione, non ha fatto manco gusto, addirittura diceva che la piazza coperta, la piazza alle spalle del comune, tutti quegli uffici comunali che ormai sono di chiui, avrebbe fatto delle piccole botteghe artigianali in modo che la sera quel pezzo di paese veniva vissuto, non ha fatto manco gusto. Non è fatto manco la pulizia ai gabinetti, mandate a vedere i gabinetti, mandateli a vedere, forse i gabinetti dello stadio Don Cavonno Migliaia di Cristiani sono più puliti, andate a vederli questi gabinetti come stanno, chiedo scusa. Per non parlare dei colombi, le palumbe, diciamo a Sava. L'altro giorno un ragazzo teneva un appuntamento galante con la fidanzata, ma era me, sarà vestito bello, con la cravatta, la giacca, sta aspettava, stava in via Vittorio Emanuele, vicino allo Sipuerto, come diciamo noi. Tutto de paro una folata, una marea di palumbe. Blu blu blu, e l'è fatto tutto nero, marame, tutta la giacca ammucata di cacca di palumbe.
poverino Maramei, io non credo che in quelle condizioni esce spettata la zita, se ne è sciuto, cioè, caspita di figura, sarà fatto tanta bella, se ne leccate le capite come a me stasera, tu, caspita, stasera ma già baggia con la zita mia, ma che Maramei, e udasci a casa, tutto pieno di cacca di colombi, e il problema della cacca dei colombi è serio, perché procura delle malattie terribilmente serie. Il comando di polizia municipale queste cose le sa, la reggente Luigina Soloperto queste cose le sa, perché non si adopera? L'unica fatica che i vigili fanno è quella di mettere, porca miseria, poverini, di mettere la macchina dal comando di fronte alla piazzola che hanno, quei 10 metri li diventa un peso incredibile, che spostano la macchina, l'ernia li viene, poverini. Addirittura la macchina dei vigili parcheggiata in curva davanti al comando, e gli è pure stasera stare a dare stesso. Oh santa pace, ma quanto caspita di volte bisogna dirle queste cose. Il prossimo sindaco che si insedierà, spero che non sia Dario Iaia, deve mettere un comandante che abbia i titoli. Non ci vuole più una reggente, non ha i titoli al di là dell'operato, perché in tutti questi giorni tutti i lotti vicino alle abitazioni sono pieni di erbacce, ogni anno i soliti problemi. La polizia municipale in concerto col sindaco devono firmare le ordinanze di pulizia di questi lotti, perché non mettono fuoco, il fumo va a casa dei cristiani, ogni anno le stesse cose. Anica capiscono? No, capiscono soltanto che il tema del depuratore della fogna Sava è importante. A Manduria, anzi ad Avetrana, gli avetranesi e i manduriani hanno fatto sospendere i lavori della costruzione del depuratore, e l'altro giorno hanno detto: ma Sava dove stai? Dove sta Sava? Questo è il sindaco che diceva: se non parte il depuratore, io e Pascal Galasso ne mettiamo in mezzo alla strada, blocchiamo le strade e blocchiamo il paese. Peccato che non l'ha fatto. Ti un invidia a canottiere a pantaloncini a te a Galasso con la entre. No? Fermo, fermo, non ci sono passate qua. Aria fritta. In questi 5 anni abbiamo avuto soltanto aria fritta. La fortuna sua è stata che i numeri lo hanno accompagnato. Ma mo' è spicciata la festa. Mo' è finita la festa. È finita e ne prendiamo atto. L'altro giorno io ho fatto un invito rivolto a Lillo Rubino, candidato sindaco, e a Mario Piglierri. Ho detto: scusate, questa persona non ha rispettato nessuno in questi 5 anni. Secondo me, secondo noi, non merita il confronto pubblico. Voi siete stati talmente calpestati, addirittura Mario Piglierri lo chiama burattino. Ma con chi sta a parli? Ma con chi cacchio di chi sta a parli? Puoi parlare con le suezze tua, puoi chiamare burattino Pasquale Galasso, ma non puoi chiamare Mario Piglierri, appunto ti può essere pure serio. E quando Mario Piglierri stava in politica, tu non eri ancora nato, l'ha da rispettare queste cose. Io ho detto a Lillo Rubino e a Mario Piglierri: disertate l'appuntamento, ignoratelo, non accettate il confronto, fatelo parlare sullo solo con la buonanima di Frittella, perché questo si merita così, questo Dario Iaia si merita così. È stato uno strafottente in questi 5 anni, voi non avete l'idea, è stato uno strafottente in assoluto. Avanti così, Sava è più pulita. Ma lo dici Marreto, lo dicono anche i forestieri, e io dissi la volta scorsa: quando vengono i forestieri chiamami a me a Carriere, che ne facciamo uno giro noi con i forestieri, altro che a tutti i parti erbaggio sta. Già mo a 1 mese dall'elezione, 2 mesi dell'elezione, non ha fatto il manto stradale. Se voi andate in Corso Italia vicino alla fontana e ci facete quello pete così con strofinate, i granelli del catrame si levano, quelli sono lavori che la prossima acqua si rizzumpano, ma nessuno li controlla questi. La strada fu asfaltata con il fondo stradale bagnato, roba di pace, con il fondo stradale bagnato. Cioè io dico: Galasso dove stai? I vigili dove stanno?
Cioè, ma fateci capire, voi siete pagati. Voi siete pagati, non fate il vostro lavoro per opera dello Spirito Santo. Voi prendete i soldi a fine mese. Siete pagati. Il lavoro vostro dove sta? E voi venite qua, arredo con l'orchestra, che viene la ragazza e dice abbiamo fatto così, abbiamo fatto Sava, il contenzioso. Voi non tenete l'idea di quanta morra ti causi stonno un altro contenzioso del comune di Sava. Non avete l'idea. Questi proprio in 1.500 euro vanno un altro giudice di pace. Alla fine una causa di 1.500 euro a ci spendere 10.000 euro tra spese di avvocati. Ma sta perdimo la capo. E no, perché poi devono fare i favori agli avvocati, perché poi gli avvocati mo lo diciamo a reto, vanno a candidare le mogliere davanti e loro di reto, nel senso buono. Cioè, il giro è sempre questo. Questo si chiama clientelismo netto netto, che forse manco la peggiore democrazia cristiana degli anni 70 faceva. A sto punto mi arriate, addirittura le plance pubblicitarie in via Croce è buccata, poi l'ho alzata al retro, l'ho impizzata qua in via Regina Margherita, una plancia con due staffe a terra, una è ruzzenuta e l'altra non è, ma boh, bocca pure questa. Cioè, non siete stati manco capaci di curare l'ordinaria amministrazione. Oltre che venite qua con la faccia bella, abbiamo progettato, abbiamo avuto i finanziamenti, le cose più semplici, non testate cazzo con li facite, incapaci, siete soltanto ingrati. Un lampione, c'era il suo lampione su, era piccolo fatto, incapaci, dai oiaia tu e la tua squadra. Io mi auguro che l'11 giugno il Savese vi prenda a schiaffi moralmente, perché ve lo meritate, boriosi, un sacco di arie vi siete dati, non conoscete cos'è la modestia, non la conoscete cos'è la modestia. Un sindaco in genere, non è gusto, quando va in piazza si ferma con i cristiani, parla, al di là se può risolvere un problema o meno. Però tu sei il sindaco, tu rappresenti tutti, no, Gusto Cumbà, l'ultimo di 3 mesi si fa vedere in mezzo alla ghiazza, camò, e l'aria è cauta, no? È cauta, non fa vedere, caspa, è un sindaco. Ma attenzione, sono passati cinque anni, il sindaco è stato ben retribuito, ha preso bei soldini, ha preso il sindaco, anche lui non ha fatto il mandato amministrativo per opera dello Spirito Santo, lui è stato pagato. Il discorso dei diversamente abili sempre a monte lo portiamo, diversamente abili che non hanno l'accesso alle farmacie, diversamente abili che non hanno l'accesso ai negozi, diversamente abili che non hanno l'accesso manco ai bagni nei negozi, diversamente abili che non possono manco fare le scale del comune, altro che, parlano di emarginazione, altro che, mettono la dondolo per gli agnoni diversamente abili alla villa. E gli altri cosi non li vedete? Non li vedete gli altri cosi? O soltanto io e Carriere li vedimo? Tutte queste cose non le vedete, io da voi, ma è spicciata la pacchia, Dario Iaia, è spicciata la pacchia, perché il paese non può essere seguito ancora da Corrado Augusto, da Pasquale Galasso, da Dario Iaia, bisogna girare pagina, perché gli abbiamo dato non una possibilità, una grande possibilità, e loro sono asciugata di brutto, sono asciugata. Questi pensavano che 5 anni non sarebbero passati mai, o non passati, manca un mese, e se poi noi lo vogliamo lo mandiamo via, forse per me Carrieri ci andremmo mannato via suo sindaco, perché non è il sindaco dei Savesi questo è il sindaco di se stesso. Questo non è il sindaco dei Savesi, questo, ripeto, è il sindaco di se stesso, e quando uno è sindaco di se stesso non è degno di rappresentare una comunità. Perciò fuori gli attributi, giorno 11 giugno, pensiamo che va girata pagina immediatamente, e a questo signore che si chiama l'anagrafe Dario Iaia, se ha la fortuna che rimane all'opposizione e che fanno il cane bastonato, così ti impari come ha fatto l'animale tutti 5 anni con l'odre,
Grazie per l'ascolto, buonissima serata.